Ok, siamo live, siamo tornati live da regia, mi faceva segno, io non vedevo, clamorosa questa cosa. E andremo quindi a vedere questo match tra Control Freaks e Nella Figa. E, entrambi i team hanno perso il loro primo match, quindi manca un player e io sto restartando a caso. Aspettiamo che entri il quinto dei Control Freak. È crashato, benissimo. GGVP. E quindi appena tornerà online il quinto player, andremo a vedere di nuovo Inferno. Sicuramente speriamo che i Control Freak riusciranno a farci vedere qualcosa di meglio rispetto a quello che ci hanno fatto vedere nel match precedente. Sempre qui con me in regia di commento c'è Sparker. Adesso addirittura la sala è gremita. Ma dove? Abbiamo... Facciamo... Sì, anche su YouTube siete in tanti, questo ci fa piacere. Poi qui abbiamo anche finalmente Ikin e un Urso, paladini della giustizia di CSGO Italia. Ci chiamano Restart the Knife, quindi stavo per fare un fail, quindi vado con il primo restart, il secondo e il terzo, e quindi Knife, vediamoci ancora questo spezzatino. Ricordiamo che chi vince si aggiudica una fetta importante della mappa, così come è successo prima. I Nice One restart. Benissimo, come è successo prima, i Nice One vinto il Knife, hanno deciso di scegliere il Side City. Hanno praticamente portato a casa molti round. C'è Simons ferma, non so se... Ok, perfetto, problemi risolti. Si parte con questo knife round. E partono decoy, parte di tutto, vediamo un po'. È uno stadio, si tirano di tutto. Si tirano veramente di tutto. Molto, molto attendisti entrambi i team. Una kill per parte in questo istante. Leggero vantaggio, trade su trade, guarda. Adesso Punisher. Ops, ce ne siamo dimenticati. Bellissima questa cosa. Ci stavano guardando. Però eravamo belli, dite la verità. Eravamo bellissimi. Ok, quindi dobbiamo swappare i team. Ok, ci siamo, swap teams. Si parte quindi Nella Figa CT, come avevamo già assistito prima. I Control Freaks partiranno nel side sfavorito. Vediamo se... Speriamo che in questa partita non sia solamente blu a svegliarsi, ma sia tutto il team, così riusciremo a vedere qualcosa di serio. Mentre eravamo in pausa, intanto molto aggressivi Nella Figa, pronta, prova la prima kill. Ma ancora Punisher, attenzione al flank di Simons. Buono l'HS di Kawakari, ma nulla può contro il double headshot da parte di Rulot. Buon round da parte dei Nella Figa, molto aggressivi. Secondo me hanno visto e hanno studiato molto bene i propri avversari nel match precedente e cercheranno di giocare molto molto aggressivi. Ho visto subito l'intenzione di prendere supremazia, è stato subito un push da mid appena hanno visto una piccola intenzione di push su banana ed è riuscito perfettamente. Perfetto, quindi vediamo questo secondo round full eco da parte dei terrorist. Sicuramente ne vedremo almeno un altro perché non c'è stato il bomb plant. Pausa next round, quindi iniziamo bene, iniziamo nel segno della pausa. E niente, quindi round molto molto lento da parte dei Control Freaks. Escono adesso dalla smoke, Punisher trova la prima kill. Cercano di prendere Aka, magari buono l'headshot di Tech9, ancora un altro headshot. Trova due teste, ma Rullot in una posizione favorevolissima. Trova due kill importantissime, side
diciamo così, ristabilite l'inferiorità numerica. Quindi 2-0, match in pausa. Non sappiamo cosa sia successo. Magari se Guglielmo ci sa dire qualcosa. Guglielmo neanche ci guarda. Guglielmo nemmeno ci guarda, grazie mille. Perché non è abituato ad essere chiamato per nome. Gugli. Gugli è richiesto. Ecco, adesso ci guarda. Se riesci ad informarti su cosa è successo, che siamo in pausa. Grazie. Poi ti offro un panino. E quindi. Oppure degli arrosticini se vuoi. Quelli li vorrei anch'io. Ecco. E torniamo su di noi, ma. Siamo belli, guarda. Prima gli abbiamo fatto vedere tutto il knife. Abbiamo si stavano affezionando e gli abbiamo tolto. Vabbè, giustamente. Guarda che bel viso. Non si hanno notizie. Tutto tace nel server. Evidentemente problemi tecnici. Ready? Ok, si torna live, credo. Ok. Andiamo. Ok, si torna live. E quindi HF ripartono ancora 2-0, non c'è stato nessun bomb plant, quindi l'economia dei terroristi ancora per un altro round, cioè volevo dire, saranno inico perché l'economia non gli permette nessun buy. Dal prossimo sicuramente inizieremo a vedere qualcosa di diverso. Tanto piove la prima nade a mid da parte di Punisher, e ancora molto molto difensivi i CT. Cercano di non prendere e non dare informazioni e soprattutto hanno paura di queste Tech Nine o di queste Glow. Tanto Rullo sta arretrando, trova due kill bellissime ed importanti, supportato molto bene da Simoz e da Punisher. Praticamente distruggono i propri avversari. Sì, un bel crossfire da parte di Simoz e Rullo, perché si sono trovati gli avversari ovviamente che piove davanti a loro e hanno approfittato subito delle occasioni. Eh sì, perché l'effetto è stato veramente quello: piovere dal cielo, da quel balcone. Rimane il solo sniper che non sa cosa fare. Boh, io fossi lui proverei a morire il prima possibile e cancellare questo round. Infatti si prende un bel headshot da parte di Rullot, che come per il primo match si sta mostrando on fire, dimostrando on fire anche in questo secondo match. 7-0 non, per non ha intenzione di perdere questa partita, no. Assolutamente non vuole ripetere l'opaca prestazione di Couplestone. E quindi adesso finalmente round by da parte dei Control Free. Da subito un push entra banano. Si ripete la stessa situazione, ma Simoz praticamente uccide anche il suo compagno di squadra con quella nade pessima, ma veramente pessima, che rimbalza non si sa dove e non oso immaginare le sue urla in TeamSpeak. Ormai siamo veramente abituati a... Lo staranno insultando. Sì, sicuramente per una volta lo staranno insultando. E non è lui che sente tanto, tanto buono questo push a mid. E finalmente riescono a prendere possesso del fight, ma brutta l'uscita da parte di Sniper, che con la nade in mano viene ucciso da Rullot. Ancora Rullot che porta a casa la kill su Kawakari. Rimangono in una situazione di 3-1-2, set di B è coperto da un solo uomo. Attenzione alla posizione di contact, che in questa zona potrebbe essere devastante, fondamentale. Arriva la smoke per CT, contact sente il primo uomo, sale da grill, lo killa, rimane il solo Kawablu che muore. Buona la giocata da parte di contact. Ha aspettato con calma e ha colpito al momento giusto, non si è fatto piccare prima del tempo dovuto. Soprattutto in una buona posizione, perché poteva mettersi in mille posti, invece ha deciso di mettersi in quella posizione dove aveva il controllo sia dell'ingresso nel site che di grill. Beh, e poi in una posizione molto nascosta, cioè difficile, dove nessuno checka. Quindi tanto aveva, nade, aveva info, ma lo stesso tempo era coperto. Sì. E intanto queste nade che devastano praticamente i player che stanno provando a pushare in B, ancora una volta sembrano avere molte difficoltà i Control Freaks ad entrare nel site di B e a prendere il controllo di un bomb site. E 4-0, Punisher recupera un'altra kill e saggiamente decide di tornare indietro. Ha preso informazioni importanti, non ha spottato però la bomba,
non ha spottato la bomba, che infatti è in banana, c'è un solo uomo in 7B, Panic addirittura 1 HP e Contact a 15. Situazione di stallo. Situazione di stallo da parte di entrambi i team, ora sta cercando sicuramente una pick veloce. Apple cerca di pulire il site e prendere info, troverà probabilmente Goli fermo, pulisce il site, ma è un fake in quanto stanno verso mid ancora con la bomba ora ripiega, ma sono in 3 verso CT che stanno per prendere il site. Apple fa subito una bellissima frag, adesso Simo si sposta verso chiesa, adesso il site aperto, avverrà il plant, forse un fake per prendere una pick, ma Simo decide di bruciare finalmente. E si ritrova da solo Sniper che ha pochi HP e deve fare qualcosa. Cerca la pick su Rulot ma fallisce e il round viene regalato a Nella Figa di nuovo. Ancora una volta una pessima intuizione da parte dell'in-game leader, da parte dei control fakes, che al posto di ruotare velocemente dopo un ottimo fake in B, al posto di ruotare velocemente su A, dove il site praticamente era spalancato perché tutti gli uomini dei Nella Figa avevano praticamente iniziato la rotazione su B, ha deciso di tornare velocemente su B ed è praticamente caduto nel tranello e nel crossfire nemico. Tanto continua questo gioco di fire. Contact molto aggressivo in zona banana. Guli nascosto lì in sandbags cercava di trattare qualcuno, non c'è riuscito, sono arrivate le smoke, giustamente adesso sono arretrati nel site, sono due smoke abbastanza sprecate però, perché non hanno più spam in B, quindi... Hanno già rotato, tra l'altro, sì. La coppia ha rotato là. Quindi adesso... decidono di pushare ugualmente, la bomba è indietro ancora, possono ancora per fake, la stanno facendo 24. Rimane solamente Bondo sul site che deve aspettare i servizi e deve marcare subito la neck. C'è il Punisher da rovine che deve cercare di prendere una kill, ma deve stare molto attento. Vediamo subito che Simo si arriva e lo raggiunge. Prende una kill Punisher e quindi apre la via. Rimane comunque Apple in banana, che avrà un ruolo fondamentale in questo round. Devono aspettare una pick. Tutti e tre da chiesa. In retake tutti e tre da chiesa. Intanto buona la prima kill da parte di Neck, buona anche la seconda. In un'ottima posizione Punisher trova un'altra kill con la VP, per pochissimo mista Apple che poi gli pusha in faccia, e quindi 5-1, finalmente un round conquistato dai Control Freaks, che vediamo se riusciranno a scrollarsi di dosso nuovamente le paure iniziali, e questa volta si sono svegliati un pochino prima rispetto al match precedente, sono riusciti a prendere al sesto round subito, diciamo così, un po' di coraggio e... Hanno avuto molta più confidence, al match di prima non ho visto fare push del genere, e invece adesso hanno preso la confidence, sono andati diretti nel site e hanno preso le kill necessarie, è così che si deve giocare in questi casi e devono continuare così, aggressivi e decisi. Qualcuno direbbe a coso duro, per non dire altro, perché... Non esageriamo. E quindi niente, andiamo a vederci questo settimo round. Situazione ancora di studio, durante l'intervallo, o meglio durante il cambio, ho avuto modo di parlare con Apple e gli ho fatto notare dei piccoli errori che aveva commesso nello scorso match, evidentemente mi sta dando ascolto, perché ho detto di giocare più tranquillo, di far restare il suo team. Intanto buona la prima kill da parte di Blue, bellissima veramente questa kill. Adesso rimane il solo Guli praticamente in zona bobine, che viene killato in questo istante da Apple. Veramente brutta questa azione da parte di Guli, ma attenzione a Simoz che viene shottato da Sniperhawk, e quindi situazione di 5 contro 2 difficilissima. Rulot e Punisher devono assolutamente salvare queste due armi, che potrebbero diventare fondamentali nel prossimo round, perché l'economia inizia a voltare faccia, inizia a parlare terrorista. Stanno iniziando a sentire la pressione economica e adesso probabilmente il prossimo round tenteranno di prendere delle pick con questa VP, riescono a flipparla, e sarà molto importante appunto tenere questi soldi alti, invece no. Però missa due shot Punisher, che poteva sicuramente cambiare anche così l'economia dei terroristi, e invece cambia praticamente l'economia del proprio team, perché se fosse riuscito a portare a casa
quella Wuppi ha deciso di non seguire il suo compagno, adesso ne pagheranno le conseguenze in questo round. Sì, perché rimane un solo M4 e praticamente tutto il resto del team in full eco. Addirittura c'è uno stack su B. E fondamentale potrebbe essere questo round. Studio, fase di studio del match. Attenzione a Simons, in una posizione importante, potrebbe raccogliere informazioni utilissime al suo team. Vediamo se trova la kill. Attenzione, ma cosa ha fatto qui Neck? Perché dici lì di piccare? Assolutamente. Intanto però Simons muore, ucciso da Kawakari. Ancora un'altra kill da parte di Snipero, che ha rischiato tanto, però anche lui con questo spray davanti. Sono poco insieme sono andati, stavano rischiando di essere uccisi dalle pistole in eco. Non va bene affatto. E quindi ci defiliamo a... Non mi viene il termine in questo istante. Comunque ci stiamo dirigendo verso la fine di questo ottavo round e si sta per concludere in favore dei... Ancora uno shot, un miss shot. Questo è molto strano. Stiamo vedendo la sacra del liscio, questa è la sacra del liscio. Siamo a Roma e qui si balla il liscio. 5-3, finalmente i Control Freak stanno dimostrando qualcosa di più rispetto alla partita precedente. E ancora una volta questi nella figa partono bene per poi avere un calo prestazionale, chiamiamolo così, durante il match. Non so se riescono a concentrarsi. Sì, secondo me mancano, addirittura in alcuni casi mancano proprio di concentrazione, cioè sono errori di piazzamento che stanno compromettendo tutto il torneo, perché anche prima contro i Death Gaming avevano il match in pugno e l'hanno visto pian piano sfuggire di mano, e sta succedendo lo stesso. Ricordiamo che Inferno è una mappa prettamente CT, quindi già un numero come 4-5 round da terroristi sono veramente un ottimo bottino per girare poi nel side CT. Con 6 round su Inferno, 6 round a T, sono praticamente mappa in tasca su un team compatto. Sì, se hanno un ottimo team play da CT, possono sicuramente, con 6 round, possono sicuramente vivere tranquilli. Tanto comunque spostano il primo uomo in site, sono due addirittura in site, ma... vengono killati tutti e due, rimane solo Ghoul in site di B, e attenzione alla VP di Punisher, che... potrebbe portare a casa una kill fondamentale, invece così non è. Blu lo killa e adesso rimangono solo Guli e Contact contro 4 terroristi. Situazione complicatissima, perché così vai sul 5-4 e soprattutto il prossimo round, se andiamo a vedere l'economia, non è delle migliori, quindi io salverei assolutamente le schiarme e cercherei qualche exit kill con la speranza di non morire. Esatto, sta cercando molto di easy, forse vogliono salvare le armi, ma è una decisione, non mi piace la decisione di dividersi, mi è così devastata. Anche in questo round, comunque 5-4 adesso, anche in questo round è stata sbagliata per me la scelta di salvare così, in questo modo, o salvi tutti e due, quindi scappi e ti metti in crossfire magari su B, oppure decidi di scappare su banana. Difendendo la tua arma, anche perché in questo momento l'M4 risulta inutile in quanto i suoi compagni non possono aiutarlo. Sì, è praticamente inutile l'M4 adesso, quindi o veramente ti inventi l'eco della vita oppure si fa complicato anche questo round. Intanto buona la pop flash da parte di Simons, che rischia di morire bruciato, si ustiona solamente, se così si può dire. Intanto però buona però questa posizione da parte di Simons, in una posizione che è difficilmente scomoda. Brutta questa giocata da parte di Apple. Stavano piccando insieme e poi il compagno l'ha abbandonato, non ho capito il perché. Cosa che non si farà, che non si fa mai, cioè se il tuo compagno è lì a piccare devi assolutamente rimanere con lui e supportarlo. Intanto comunque la bomba è ruotata velocemente verso A e il long sembra che... ma attenzione a questa posizione di stack interessantissima. Esco due volte. Ok,
in questa posizione di stack interessantissima. Kawakari trova il primo uomo su balcone, Simoz un'altra kill, contact fa Pau, fa buon uso dell'M4 e ancora Simoz con la 5-7, però brutto round, sono andati praticamente a finire nel crossfire dei CT. Buono ancora blu, a tempo di girare velocemente su B, può piazzare tranquillamente la bomba e difendere, perché dovrebbe arrivarci, dovrebbe farcela, dovrebbe farcela, ce la fa. Riesce anche a piazzarla un po'. Riesce a piazzare e a trovare un'ottima posizione, perché un uomo addirittura, entrambi da banana. Questo retake è strano, anche questo retake. Abbiamo le nade per permetterselo, però. Sì, hanno però comunque sia gli HP che le armi, quindi possono tranquillamente, ma buono comunque il lavoro da parte di comunque Guli nella smoke aveva praticamente taggato pesantemente la VP di Neck, no, di Blue, scusa. E e niente, quindi stiamo risolvendo dei piccoli problemi con la regia, non si vedono gli HP, gli HP non si vedono perché sul proiettore qui è un po' sfasato, sì. Quindi torniamo in partita. Comunque l'economia non è delle peggiori per i terroristi. I terroristi hanno parecchi soldi in banca e adesso giocheranno sicuramente passivi, aspetteranno un errore, perché hanno visto che comunque non sono molto stabili nella Lega, sono molto... riescono... cioè, fanno molti errori. Sono molto stabili nella figa, non lo so. Quel gioco di parole non è dei migliori, comunque. E dicevo... sì, ruotano veramente molto veloci i ragazzi di Simon. Comunque adesso arrivano le flash, Guli praticamente vede un uomo passare verso CT, muore malissimo, brutta questa giocata, ma entrano molto bene nel site, devo dirti la verità, stanno finalmente prendendo un po' di confidenza, ma questa giocata di Guli veramente lascia a desiderare. Attenzione adesso al retake veloce, Simoz sembra imbestialito, pusha ovunque, situazioni di 2-3. Buona la kill di Neck, rimane solo Punisher, deve salvare ancora questa VP, vediamo se glielo faranno salvare. Sembra che... La vedo davvero male, la vedo davvero male per questo sui, infatti viene subito placato da Neck perché era in posizione di svantaggio totale, senza smoke, senza nade e nulla, non poteva scappare. Sì, effettivamente non poteva fare nulla di più, perché era questo, l'economia sorride ai terroristi, se guardate il tab, se il caro Sparker ce lo fa vedere, sono veramente pieni di soldi, possono comprare, penso, per questo almeno un altro round. Invece dall'altra parte l'economia piange, proprio bancarotta, situazione economica stile Italia. Vediamo adesso però è buonissimo il trade in apartment, dove Punisher trova un'ottima kill di CZ. Adesso vediamo se Contact si trasforma in Happy e porta a casa qualche kill. No, assolutamente no. Diventa sad, non è Happy. E intanto comunque i terroristi decidono di regalarci qualche team kill, perché arriva una nade dove stavano andando i suoi compagni di squadra, ma il retake possibilissimo. 3 contro 2, gli HP non sorridono ai terroristi. E infatti Punisher trova un'altra kill importante. Ma come hanno perso un round? Come? Un round completamente buttato. Avevano le posizioni di vantaggio, avevano nade per giocare. Non possono lasciarsi scappare questi round, sono importantissimi da te. Era vinto. Era praticamente un round vinto perché avevi il controllo del site. Potevi metterti nelle posizioni migliori per coprire poi il retake. E invece, diciamo, si sono fatti, tra l'altro, passatemi il termine, inculare in questo modo. Inculare dalla figa. Non si può dire, scusate, ci sono molti minorenni. E quindi niente. 7-5, però comunque l'economia è tutta da parte. Attenzione adesso a questo pick di Punisher molto aggressivo in apartment.
con l'AVP l'ho visto fare pochissime volte da Kenny S, ho visto fare questa azione. Kenny S ci ha abituato ad altro, Punisher non è riuscito a darci quello che ci dà Kenny S, però comunque siamo ancora sulla pista da ballo, vedo. Siamo ancora, ci ha fatto emozionare, però adesso trovo un bel flick shot su Short, rischia di morire, muore da Kawakari, che doppia kill da parte di Kawakari, buonissima doppia entry kill. Adesso attenzione alla posizione di Simons, ninja style, trova la prima kill? No, giocata perché malissimo. Giocata veramente male, poteva tranquillamente aspettare il retake dei suoi compagni da B nessuno e giocare insieme, sì, perché nessuno aveva preso il controllo del site. Però Bully intanto entra molto bene in site, non controlla l'angolo a destra. Ma Contact decide di non seguirlo. Ancora una volta, io vado, tu no, perché mi stai antipatico, io con te non ci vengo. Ci deve essere qualche problema di comunicazione del team, perché stanno davvero giocando ognuno per sé. Sì, non c'è una trade giusta, cioè ognuno muore per conto suo. Se c'è una kill non c'è nessuno pronto a supportare. E così rischi solo di perdere round importanti da terrorist. E soprattutto ti innervosisci perché il malumore in TeamSpeak si sente. Poi conoscendo Simoz non voglio catechizzare, però lo conosciamo tutti, ragazzi, quindi basta veramente poco a lui. Intanto rischia tantissimo qui a mid, rischiano tantissimo la coppia Rullot e Simoz. Simoz muore, Rullot e Punisher rimangono a tantissimi HP. Kawakari entra in B velocissimo, c'è un solo uomo nel site che è Guli, deve difendere al meglio, trova la prima kill, si nasconde nella smoke ma non trova la seconda, contact da bobine, trova un'altra kill importante, quindi adesso situazione di 3 contro 2, diciamo un 2 e mezzo contro 2. Vediamo come riusciranno a utilizzare l'ultima smoke rimasta ai terroristi. Il crossfire è il migliore in questo caso. Buona prima kill da parte di Blue, buona la seconda, rimane solo Rullo, non riesce a coprirsi, sbagliata questa azione da parte di Blue, perché in quel caso doveva semplicemente coprirsi di nuovo dentro gli Ukesis e aspettare che il suo avversario facesse la prima mossa, e invece non è riuscito a mantenere a bada i nervi, l'adrenalina del caso, e quindi un round importante per Inella Figa, che si portano così sull'8-6. Io riprendo voce, ti lascio un po' il microfono. Più che altro è stato il compagno che ha piccato prima di lui quando avevano un buon crossfire e l'ha abbandonato da solo. In quel caso devono aspettare l'avanzamento dei CT nel retake, perdere tempo, e nel momento in cui l'uomo da Cina vedeva il CT avanzare, lui dovevano semplicemente quindi coprirsi le due entry, quindi l'uomo su Cina doveva coprire l'entry di New Cases e il contrario doveva fare quello in casse nuove. E il miglior crossfire, quando si rimane in una situazione di 2-on-3, 2-on-4, qualsiasi cosa, la miglior posizione per fare il crossfire in B è quella, nascosti con un minimo spiraglio, l'unico modo per rimanere coperti e cercare di difendere la bomba al meglio. Comunque è un buonissimo side da parte dei Control Freaks, ci stanno stupendo, non sappiamo se è per colpa della situazione, della bad prestation da parte dei Nella Figa, oppure se effettivamente questi ragazzi si sono finalmente svegliati. Anche perché se vediamo dal tab non è solamente Blu questa volta che sta giocando, ma anche se non ci sono ancora doppi numeri da parte per Apple, stanno giocando tutti quanti decentemente e si aiutano di loro, sono state parecchie trade e mi piace molto. Per quanto riguarda Nella Figa, è Rullot quello che sta cercando di dirigere il team. Sì, Simoz ci sta un attimino, quest'oggi mi sta un attimino deludendo, mi aspettavo un po' di più da lui, magari sta dando il suo apporto in altro modo, magari con le call. Vediamo un po' adesso questo round, che ogni round qui è di fondamentale importanza, perché l'economia è veramente risicata adesso. Vincere un round, bene, intanto buona mentre chi da parte di QMB rischia di taggare ancora Contact, che è in zona CT, lo trova in questo istante, Blu rischia di morire nella fire, non è così, adesso la fire sta per finire, Kawakari potrebbe flancare, ha un'ottima posizione adesso Kawakari,
Però Sniperhawk colpisce in mid e coglie impreparati sia Rullot che Punisher, credo. No, sia Rullot che Simoz. Sì. E entrambi praticamente colti di sorpresa da questo sorpresa. E ancora Punisher comunque un ottimo HS. È l'unico che sta uno, due soul site, quindi se si muove velocemente può ancora farcela. È complicata come situazione, perché ecco, vedi, adesso si prende un veloce shot, 8-7 è un buon risultato. 8-7 sono 7 round, sono veramente tanti da terroristi, l'avevamo detto prima. E adesso vincere il pistol significherebbe mettere in serie difficoltà nella fega, nella fega. E quindi vediamo un po' come avranno intenzione di giocarsela Simoz e compagni. Io mi aspetto un push in B come carro armati. E invece no. E invece no. Si dividono anche al pistol. E non mi aspettavo una divisione al pistol. Forse voglio provare le pick singole. E infatti c'è subito la pick da parte di Panic sul mid, sul cavo cari. Vogliamo prendere info sul mid probabilmente. E adesso stanno provando a tirare un po' di tutto per farli ruotare. Entrano subito a rodeo in 3, c'è blu che può far davvero male e c'è anche la rotazione da parte di Apple. Se muore uno dei due il B è completamente aperto, infatti la shield site è completamente aperta mentre Goli tiene il blu fermo e quindi la rotazione è bloccata da parte di CT, mentre i suoi compagni stanno ruotando da banana in 2. E adesso è una 3 contro 4 molto difficile con un piccolo round contro il Tiso, un pezzo del genere di resistenza. Intanto buona la prima kill da parte di blu, però Punisher in un'ottima posizione, trova la testa di blu e adesso 2 contro 3 rischia di prendere una kill di riflesso Mac. Non è così, e viene ucciso in questo istante da Contact, quindi 9-7. Bomba piazzata, quindi soldi per i terroristi. Invece eco round da parte dei CT. Vediamo 5-7 e nade. Io mi aspetto un push. Spero in un push, perché devono prendere kill più velocemente possibile su questa mappa. Se riesci a prendere una kill e chiuderti sul site su una situazione di 4-5, 3-5, è già praticamente vinta. Infatti stanno pushando da mano in 3, si prendono subito una kill, è buonissima. Adesso Punisher è costretto alla ritirata. Troviamo che stanno pushando verso Contact, verso appartamenti. C'è Sniper però che è pronto subito a prendere la kill. Si nasconde, quindi aspetta i compagni, buonissimi, prendono un'altra kill su Punisher. Adesso sono 2 contro 4, bellissimo come hanno giocato il round di pistola. Adesso prova il detect, devono farlo di nuovo insieme e prendere le kill insieme, perché hanno una K un MP, ma sono e infatti subito la K si fa sentire. Rimane solamente Contact. Rimane solo Contact. Stanno defusando la bomba. Si è attaccato al defuser. Contact contro 2. Kawakari ha praticamente. Vediamo se è riuscito a defusare la bomba. Così è. No! Per pochissimo. Kawakari non riesce a defusare la bomba. Però un ottimo eco da parte dei Control Fix. Siamo in pausa. E c'è un crash, credo. Un urlo ho sentito. Si è sentito un urlo praticamente di chi poteva essere, se Simoz. Non Simoz. Comunque bellissima la giocata da parte di Contact, che ha praticamente risolto il round per i suoi compagni di squadra. E hanno rischiato tanto, perché contro un Ico non puoi permetterti di giocare in quel modo. Devi sicuramente giocare più aggressivo, secondo me, soprattutto da terroristi, avendo il vantaggio di una K delle mitragliette. Devi sicuramente giocartela in maniera diversa. Sono stati molto bravi loro in eco round con le pistolette a prendere le kill e a nascondersi, così a costringere i TT ad essere più aggressivi e quindi costringerli a venire verso di loro, anche se hanno giocato malissimo il 4-2. Beh, più che hanno giocato malissimo, secondo me sono stati pure sfortunati, perché mancava veramente pochissimo al bomb splant. Monitor down, benissimo. Andiamo alla grande. Problemi su problemi.
Ricordiamo che alle 2:30 doveva esserci la Best of 3, invece siamo ancora alla Best of 4. Ricordiamo che dopo questo c'è un altro match che deciderà il vincitore del girone A, e invece poi ci sarà la Best of 3 tra il vincente di questo round, di questo match, contro il loser del match successivo. Insomma, si deciderà quindi il secondo team del girone A. Non capisco cosa succede. Nice man, vabbè. Staccato il monitor. Staccato proprio? A sorpresa. Ok, quindi parte un cablietto. Contact si cambia. E chi la legge? Ah, no, non abbiamo, stiamo discutendo qui con il pubblico in sala. Facciamo delle domande al pubblico? La signorina, che pensa? Interessante? Sta per dormire. Sposato. Lo so. Ready? Siamo ready? Beh, Andrea, al posto di essere qui, informati. Però aspetta. Aspetta, che ti basta. Ok, go. Perfetto. Siamo live, finalmente. Torniamo in live. Bruttissimo. E niente, quindi andiamo questo 18° round. Arrivano le Molotov in B a tagliare fuori il push. Sta per morire bruciato. Neck non muore bruciato, ma muore sotto i colpi dell'NC7 di non mi ricordo chi. Goli. Di Goli. No, di Punisher, credo. E intanto comunque la bomba è piazzata. Rimane solo Punisher in B a cercare exit kill. E invece si prende una bella pistolata in faccia. E adesso Guli cerca di recuperare l'arma che aveva perso Punisher. Situazione di 4-1, round che secondo me finirà molto presto in favore dei Nella Figa, che quindi si portano sul 11-7. E ogni volta che chiamo Nella Figa dal pubblico si alza un ci chiediamo il perché proprio. Ci chiediamo proprio il perché Simons non poteva scegliere nome peggiore. 11-7, adesso iniziano i round importanti per ACT. Vediamo se riusciranno a sfruttare i tanti round conquistati da terroristi. Ricordiamo ben 7, infatti siamo 11-7. Vediamo un po', sembra un push veloce in B, no, invece ci ripensano. Simons viene taggato, rimane a 54 HP. Fase di stallo, però non hanno il controllo del second mid. Non è un bene, perché tranquillamente l'uomo in appartamenti potrebbe avanzare e prendere informazioni utili. Per fortuna loro non è così, perché sono molto statici. I siti decidono di rimanere molto coperti e di coprire il site in maniera difensiva. Arriva la Molotov, arrivano le flash, arriva la smoke, quindi si prospetta un push in B, arriva la smoke. Attenzione, taggati pesantemente nelle smoke i terroristi. Contact entra per fine fight, trova la prima kill, Guli trova la seconda, ma blu qui, un errore clamoroso. Adesso retake positivissimo, invece no, perché Rullot entra come un rullo proprio. Prende la testa di Kawakari, ma buona adesso qui la scelta da parte dei City di salvare questi due M4. Vediamo se riusciranno a farlo, oppure se come nei round precedenti, no, questa volta vanno tutti e due dalla stessa parte. Ottimo modo di coprire, perché in questo modo non si passa. Si erano chiusi, in realtà il round non era iniziato molto bene per il team di Simons, in quanto si erano chiusi da soli a banana in 5, senza il controllo di second mid e di mid negli ultimi secondi. Hanno rischiato tantissimo un flank da parte dei control, ma gli è andata molto bene sul push. Hanno preso impreparati i due controllori di B.
Sì, diciamo che qui i control freak hanno avuto paura di cercare di avanzare, di trovare informazioni utili al team, e quindi diciamo così sono stati poi colti impreparati nel momento in cui diciamo così hanno attuato la tattica. Il team di Simons ha attuato la tattica. Arrivano comunque adesso le Molotov in, le smoke in A. Buona questa a coprire archi. Non so cosa vogliono fare. Sembra di nuovo un Mid to B. Kawakari non so cosa abbia fatto con quell'arma, con quella pistola. Comunque Punisher e Roulotte adesso sono chiusi dalla smoke. Buono però il flank da parte di Blu, che trova la prima kill. Forse trova anche la seconda. No, non è così, perché Roulotte con una tripla spiana la strada al suo team. Rimane solo Sniperhawk, che deve adesso di nuovo salvare, perché è l'unica via per continuare a sperare. Spotta Roulotte, che gli corre in faccia a 13 HP. Vediamo se riuscirà a killarlo oppure no. Roulotte è un carro armato, sta correndo dritto e vuole uccidere tutti. È un rullo. È un rullo compressore. Simons intanto in Vietnam, praticamente circondato Sniperhawk. Trova la prima kill, trova la seconda, no. Non trova la seconda per pochissimo. 13 a 7 sono caduti nuovamente nel baratro della tensione. Evidentemente i tanti round conquistati da terroristi hanno secondo me deconcentrato il team Control Freak, che non sta rendendo al meglio. Non so se per quale motivo, però comunque mi sta un attimino lasciando a desiderare. Sì, sono fatti prendere un po' la tensione, sto benissimo, ma non stanno avendo il controllo dell'economia, stanno sforzando, come vediamo infatti i nade su Cavalcati sono inesistenti, hanno smoccato in fondo a banana ma non stanno pushando, adesso hanno preso due cittadini sul net, sul mid, ma si fa uccidere perché non si copre. Kawakari prende la terza kill, adesso si trovano a Goli e Roulotte a dover fare tutto il lavoro, e la vedo davvero difficile in quanto la posizione non è molto favorevole. C'è un buonissimo cover da parte di Apple da libreria, adesso cercando la kill Roulotte, nel frattempo la bomba avanza ma muore, adesso rimane solamente Roulotte con una smoke, una flash e tanto lavoro da fare. E 47 HP, infatti decide di salvare giustamente, perché mancano 43 secondi, sei in una situazione di 1 contro 4, no, invece forse prova a spillare qualche kill, la prima la porta a casa, buono il trade da parte di Sniperhawk, finalmente 13-8, un altro round per i CT, adesso o è ora o mai più. Mi sono piaciuti i movimenti in questo round di Control Freaks, hanno saputo mantenere la smoke, hanno saputo flashare al momento giusto, forse un errore nell'arretrare in quanto Neck è rimasto a Luna mentre i suoi compagni sono arretrati, ma hanno fatto un bel round. E quindi come diceva Sparker, un buon round, adesso potrebbe essere il round della verità, perché vincendo questo mandi il tuo team avversario in eco round, se non sbaglio, sì, l'economia non è per i migliori. Dovresti quindi cercare di vincere questo round per mandare il team avversario in eco e quindi recuperare il terreno perso. Vincere questo significherebbe andare a 9 round, il prossimo ti porterebbe a 10 e già iniziamo ad avere una musica diversa. Tanto comunque un push veloce su A, Guli è già sotto porticato di Luna, viene killato in questo istante da Neck, che spotta un altro avversario, vediamo se lo porta a casa, lo porta a casa insieme a, in cooperazione con Sniperhawk e con Kawakari. Buono questo trade da parte dei CT, che lavorano molto bene, di Crossfire recuperano un altro round e quindi 13-9. Force buy? No, giustamente un eco, è buona la scelta qui da parte di Simons, forse arriverà qualche Tech 9 e il resto tutto in eco, arrivano qualche smoke flash con cui lavorare, e quindi si delineerebbe vincendo questo round un 13-10 che riaprirebbe così finalmente il match. Tanto veloce e aggressivo in B, buona la prima kill da parte di Apple, non trova la seconda. Deve reloadare velocemente,
e aspettare il backup dei suoi compagni. Intanto trovano una bomba piazzata. Buona un'altra kill da parte di Apex, di Apple e Kawakari. Rimane solo Punisher in banana, poverino, da solo. Deve proteggiare quattro avversari, non ci riesce. La bomba viene defusata e quindi 13 a 10, match che si riapre. Stanno giocando benissimo questi round, stanno giocando insieme finalmente. Stanno sfruttando ogni vantaggio che il City Side su questa mappa ti concede. E se continuano così, vedo, non penso che vedremo altri round da parte del team di Simons. Stanno sfruttando molto bene Crossfire, molto bene, quindi sia su A che su B stanno funzionando i fuochi incrociati, soprattutto su Short. Prima abbiamo visto un'ottima copertura, addirittura un trade in tre persone a piccare lo stesso punto, e in quel modo non si passa nemmeno con un bazooka. È veramente impossibile passare. E intanto in sala c'è un certo Wound che nemmeno ci caga. Intanto Guli rischia di morire bruciato, rimane a 28 HP e è spottato, però secondo me, perché gli arriva di tutto in Short. Vediamo se questo Crossfire che abbiamo appena citato funzionerà ancora. Oppure no, brutta pick. Rischia tantissimo Kawakari, però porta a casa una kill, un po' fortunato qui. Vediamo se ne porta a casa un'altra, vede anche la bomba droppata. Tacca pesantemente anche Guli, che rimane a 1 HP e Contact a 16. Hanno tutto il tempo e tutto il vantaggio per lavorare con questi pochissimi HP. Neck trova la prima kill, rimane solo Guli, 13-11. Adesso si fa difficile per il team di Simoz, perché l'economia non gli sorride. E il quarto round di seguito, perdendo anche questo, il prossimo riceverebbero il bonus, se non sbaglio. Quindi l'economia sarebbe migliore, perché è il quinto di seguito, quindi dovrebbero ricevere il bonus dal prossimo. Sì, dal prossimo riceveranno $2,700, che gli permetterà praticamente ogni round di comprare. Hanno giocato benissimo questo round, anche se la picca su Rodeo, mi aspettavo una flash da parte del compagno da pit, ma comunque sono stati un po' fortunati, ma anche molto bravi. Vabbè, come si dice in questi casi, un po' di culo non guasta mai. Esattamente. Comunque, ancora verso A con queste Tech 9. Prima le hanno provate su B, adesso le stanno provando su A. La posizione di sniper ok, ottima, non ci sono flash con cui lavorare. Quindi o esce a cannone o esce a cannone. Kawakari trova la prima. Diverop trova una tripla o una doppia. Rimane il solo contact. Ci ha abituato a qualcosa di fantastico quest'oggi, ma non è così. Viene killato 13-12. Il match si riapre ancora di più. Anzi, pausa. E il match si è praticamente riaperto. Chiamano la pausa, quindi vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Sono agitati. Sono parecchio agitati, si nota. Sono un attimino privi di idee, a quanto sembra. Non gliene va bene una, stanno provando push veloci, push lenti, smoke molli, ma comunque vengono sempre schiacciati dalla difesa molto passiva. Si aiutano molto tra di loro i control picks, hanno capito come si... Ha droppato una VP e nessuno l'ha presa. No, cioè ha comprato un M4 mentre aveva la VP. Evidentemente o vuole provare la pick con la VP e poi tornare in base e switchare, oppure non lo so cosa, magari è stato un buy sbagliato. Comunque l'economia non ne risentirà sicuramente, sono veramente pieni di soldi e in netto predominio adesso l'economia. Perdere questo round per i Nella Figa significherebbe almeno un altro round di Nico. Hanno investito su una VP. Sì. Vediamo se lo giocheranno aggressivi come dovrebbe essere giocato una VP su Inferno. E niente. Go. Chiamano go. Aspettiamo un altro team. No, dicono di no. E vabbè. Non vogliono decidersi. Se in sala siamo sempre di più, questo è un bene. Niente, quindi 13-12, la situazione delle kill ve la faccio vedere così devo le nostre facce brutte. È questa. Go, dai, pausa. Perfetto.
E quindi si torna live sulla situazione di 13-12 in favore dei Nella Figa. Se lo dici con questa voce la sala si eccita. E quindi vediamo questa VP, magari andiamo direttamente su Punisher col numero 1 portiere. Buona, questa posizione è ottima per piccare con la VP, non ci guarda mai nessuno. E non si è fatto nessuno in mid, secondo me si aspettano la VP. Infatti è buona questa giocata. Decidono di rimanere molto molto difensivi sul side. Finora li avevamo visti abbastanza aggressivi, soprattutto in banana. Adesso decidono giustamente di giocarsela safe e di rimanere nel side. Questo fuoco incrociato che finora ha funzionato veramente molto bene, continuano a riproporlo. Simons viene taggato dalla nade, credo. E arrivano le flash in B, Guli decide di pushare nella smoke, vediamo se verrà spottato oppure no. Si gira in un momento sbagliato, rimane a 4 HP, viene killato in questo istante da Blue, che però rimane da solo nel site di B. Adesso non deve piccare, deve rimanere coperto fino alla fine. Forse trova la prima kill, non è così. È in un'ottima posizione adesso Rullot. La bomba però è piazzata in una zona che ha dell'incredibile quasi. Bomba piazzata, adesso retake 4 contro 3, si fa difficile. Buona la prima kill da parte di Kawakari, contact nella smoke. Buona ancora Neck, vediamo se trova la testa della VP in banana, non è così. Lo spotta ancora, spotta anche contact forse, o no? Non lo spotta. Non si sa. Non si sa? Comunque, deve attaccarsi al defi. Contact! Forse ce la fa, no, per pochissimo, perché Punisher muore, perde anche la VP Punisher. Però buon retake da parte di Blue, poteva fare sicuramente meglio il suo team, potevano soprattutto non perdere il side di B. E così non è stato perché hanno giocato male in copertura. E comunque avevano ancora parecchie nade per tenere il site, solo hanno deciso di ingaggiare. Blue si è ritrovato 1 contro 4 e ovviamente in una situazione del genere cerchi di prendere più fili possibili, ma sai già che fine farai. O tiri fuori il numero, esatto. O non fai nulla. E cioè rischi di cadere sotto i colpi nemici. Intanto comunque ancora queste posizioni molto molto difensive. Scelta che finora ha pagato molto bene. Vediamo adesso ancora questo split mid B. Rischia tanto qui Kawakari, viene shottato da Simons. E questo è un round importantissimo per i Nella Figa. Punisher però rimane nella smoke. Vediamo se Neck lo spotta. Infatti lo killa. E adesso 4-on-4, situazione ristabilita. Gli HP sono in favore dei CT. Apple trova un'altra kill importante. Adesso 4 contro 3. Vediamo come vorranno difendere. Sente i passi dei suoi nemici. Deve trovare almeno una kill. Non è così. E adesso il povero Blue si ritrova in una situazione di 3 contro 1. Però questa posizione è veramente buona, perché potrebbe cogliere in preparo i suoi nemici. Così non è. Lì deve rimanere assolutamente coperto. Brutta questa giocata. Si sono fatti cogliere dall'euforia, se così si può dire. Comunque 15-12, ci sono ben 3 match point per da casa o a casa? A casa. Ci sono abbastanza soldi per un round by del prossimo, e soprattutto hanno tanti round per portarsi a casa questo match. Che queste pause fanno davvero male, queste pause stanno distruggendo le partite. Io fossi nella valle le leverei. Via le palle. Crashi? Vai a casa. Basta. E andare al bagno? Non esiste. No. No, veramente, scherzi a parte. Le pause sono fondamentali per spezzare il gioco nemico nel momento in cui stanno dando il massimo. Basta veramente. Ma Simons senza arma? Basta veramente pochissimo per sbilanciare di nuovo il gioco. Simons si è accorto dopo un quarto d'ora che aveva droppato l'arma in base, non oso immaginare. Ah bella, oh! Bella.
a trolli. E niente, questa situazione così, fermi, all'inizio pagava, adesso hanno capito effettivamente come giocano. E nessuno, intanto Guli da flashato non so dove va, sembra molto Bocelli, fa molto giocare. Top flash in B, entreranno sicuramente velocemente, sicuramente velocemente. Giochi di parole oggi, oggi alla grande. Dopo 6 ore di live ci sta pure. Tanto Apple continua a giocare con Punisher. Si fa praticamente spottare, buona la flash, attenzione a Simons che senza arma soccombe sotto i colpi di Blue. Contact però trova un'ottima kill insieme a Punisher che ne fa 2 addirittura. Adesso 4 contro 2 è praticamente impossibile, difficilissimo. Sniper trova la prima kill. Hard, veramente durissima per lui. Assolutamente una ned per giocarsela. Non ha nulla, si è soccombe sotto i colpi di Contact, 16-12. E quindi i Control Freak sono il primo team che ci abbandona in questo girone A. E è un peccato perché sicuramente, anche soprattutto in questa seconda mappa, hanno dimostrato di poter competere anche con team di calibro un po' più alto, dai. Stavano iniziando ad ingranare. È un peccato che sul più bello, sì, la loro avventura si interrompa così. Ci vediamo tra qualche secondo, come prima, nella postazione interviste, sperando di riuscire a portare Simons, che penso che adesso non sia, come si dice, accecato dal wine. A dopo, anzi tra poco.